Ci sono da tutte le parti le logge, per esempio se lei prende il Goi, il Grande Oriente d'Italia, ha 550 logge in Italia, se prende il Palazzo Vitelleschi, che sarebbe Piazza del Gesù, è più di qualità quello ha 510 logge in Italia. Poi c'è Piazza del Gesù, quella è ancora più piccola di istituzioni, ce ne sono sei o sette di istituzioni, bisogna vedere uno, crede di essere iscritta alla massoneria, ma qui la vera, vera, non c'era un rinnovamento della loggia massonica P2, perché esisteva dal 1895, era soltanto si era indebolita, prima per il fascismo, nonostante molti fascisti erano iscritti alla loggia massonica P2 perché era... Allora c'era più, più che riservata la segreta. E poi, quando, dopo, dopo la guerra, eh, Philips guarino che era quello che eh, ha organizzato il piano Marshall, eh, ha riaperto anche eh, tutte le sedi massoniche italiane che erano state chiuse, furono ricostituite e fu ricostituito dopo la Loggia Massonica P2 e scelsero e chiamarono me a darmi il potere per poterla ri, eh, ricostruire come ai tempi vecchi, come ai tempi di, di, di Adriano Lemmi. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito eh, si nominava noi, il Comandante Generale dei Carabinieri si nominava noi, il generale della Guardia di Finanza era, era, si nominava noi. Il capo della de, de, de squadra della marina si nominavano noi, tutti i militari erano quasi tutti elementi che si suggerivano perché il libretto matricola veniva dato, che ricevevano per la promozione ogni anno, veniva assegnato. Non sapevamo da chi veniva assegnato se aveva le caratteristiche di, fare, di essere promosso, lo facevamo promuovere. Se non avevano le caratteristiche non veniva promosso. Ma vede, vede gli Stati Uniti eh, a quell'epoca, eh, lei doveva ritornare indietro a quell'epoca, da eh, tanti anni, avevano una grossa influenza sull'Italia. Eh, le basi avevano le basi perché pensavano che ci fosse una insurrezione, eh, una insurrezione comunista in Italia, tutti, tutti la prevedevano. Quindi c'erano le basi, c'erano rifornimenti, c'erano depositi di armi, eccetera. E tutti lo, lo vedevano. E quindi quando uno andava negli Stati Uniti o venivano negli Stati Uniti, certamente loro dove, dovevano guardare l'Europa attraverso l'Italia. Eh, ehm, quando... La P2 doveva avere i migliori in tutti i settori. Eh. Perché? Perché se avevamo i migliori in tutti i settori potevamo eventualmente governare bene il Paese. Quindi lo scopo dell'OP2 era questo, arrivare a governare nel comune? Certo, se, se avevamo noi degli esperti, veramente esperti, del, e il ministro, perché noi avevamo anche sei ministri nella, nella, nella nostra organizzazione, ai, si aiutava i ministri a dargli dei, dei dati certi per delle re, relazioni, e quindi quel settore, se avevamo noi delle... Che sia, delle relazioni e dire veramente la situazione vera e propria, il, il, il governo se ne faceva uso e di conseguenza anche l'industria, se era dell'industria, andava, andava molto bene. Vede oggi che, oggi che non c'è più una, una, una guida, l'industria è tutta, è stata, è stata... Non, non esiste più l'industria italiana. Franco Fracassi, giornalista e scrittore con me. Buongiorno Franco, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno. Allora, con Franco Fracassi abbiamo un appuntamento molto importante, che è quello della sua uscita tra pochissimo con Hitler 1945. Un libro, un audiolibro. <ride> Quindi, naturalmente, <ride> sottolineo anche questa cosa in maniera particolare. Quindi, c'è questa sorta di collaborazione che abbiamo fatto insieme con te, Franco, e con Paola Pentimella Testa e sono davvero molto onorata di far parte di questo vostro duo e quindi in questo caso siamo un trio per quello che riguarda l'audiolibro, ma in generale poi tu in questo pacchetto eh, fatto di, di tante cose per eh, chi ti segue, per i tuoi lettori, naturalmente ci sono anche altre, eh, dicevo altre cose, nel senso che almeno di libri ce ne sono quattro, eh, poi ci sono altri contributi e tra questi ci sono anche tre interviste. Eh, che hai realizzato eh, in altri tempi, quindi naturalmente non sono recentissime, fatte quelle con licciogelli, con delle chiaie e con fiore. Oggi in maniera particolare andiamo su licciogelli, perché ci sono delle dichiarazioni che lui ha rilasciato a te e devo dire che tu hai avuto queste dichiarazioni anche un po' come dire, in modo particolare vorrei che lo raccontassi. E poi andiamo proprio invece al, al, al contendere, insomma, al, al contenuto. Diciamo molto brutalmente l'ho imbrogliato. <ride> ecco, vabbè. <ride> Tra l'altro non gli hai manco mai rivelato di averlo fatto. <ride> La soddisfazione di tirare un pacco a Licio Gelli Insomma è una, una di quelle cose Che si possono raccontare nella vita Ai nipoti eh, La questione era questa Lui non voleva assolutamente rilasciare Nessuna intervista ai giornalisti italiani aveva, Era stato anche Abbastanza chiaro su questo punto E, ehm, e allora Diciamo abbiamo aggirato la cosa eh, facendo, facendo finta Di essere giornalisti stranieri <ride> cioè, con gli stranieri sì, con gli italiani no. Io mi farei no, già no, delle domande, sì, no, eh, <ride> no. nel senso che abbiamo, abbiamo finto di essere una troupe eh, sì, certo. britannica, eh, abbiamo preso contatto con lui non noi, ma un giornalista, un vero giornalista inglese che è corrispondente in Italia, vive in Italia da tantissimo tempo. Si chiama Philip Willan, eh, e quindi. Tant'è vero che nel, nell'intervista si sente tantissimo la voce di Filippo che fa le domande, perché alla fine doveva risultare una cosa, una cosa inglese e non una cosa italiana, quindi molte delle domande vengono fatte da lui. Ehm. E... Tant'è che comunque, eh, chiaramente, no, noi eh, insomma, trasmettiamo questa intervista e ci sono, appunti questi, co ci sono questi contributi eh, proprio dell'intervista dell originale eh, a Licio Gelli. Eh, io vorrei che tu andassi un po' a quelli che ritieni essere i punti salienti, chiaramente. Sottolineo, è l'ultima intervista da lui rilasciata in vita. Sì. E quindi ha raccontato un sacco di cose. E. Allora, in, in questo primo pezzo si sono capite alcune cose. Primo, lui dice chiaramente che la loggia massonica P2, che è la più importante loggia massonica del pianeta, eh, perché è una loggia internazionale, è stata eh, ricostruita perché esisteva in realtà da, da lungo tempo però era stata smantellata è stata ricostruita per volere degli Stati Uniti d'America. Cioè, è, una, è roba americana, non è roba italiana. Mm? Quindi, chi faceva parte della P2 era al soldo in qualche modo degli Stati Uniti. Magari non veniva pagato, però eh, il, eh, il cappello ce l'avevano gli Stati Uniti. Sì. Poi dice che la loggia massonica P2 controllava tutto, che loro avevano, eh, lui ha ammesso che tutti i vertici dei servizi segreti, e le forze armate eh, e così via, erano controllati dalla loggia P2. Addirittura lui dice li nominavamo noi, cioè eravamo noi che decidevamo chi doveva essere il capo dei servizi segreti, chi il capo dei carabinieri, chi della marina, chi di quest'altra cosa, chi doveva stare a quel ministero, chi a quell'altro. Era tutta roba nostra. Noi suggerivamo le cose e non ci potevano rifiutare. Era quello che dicevamo, era legge. Allora, detta in questa maniera dà un altro senso a quello che è successo in Italia. Nel senso che uno deve. Immaginiamo la storia d'Italia per tutti quanti questi anni, in cui i vertici burocratici del paese, no? Quindi, cioè, quello che si chiama lo Stato profondo, il Deep State, che non è una cosa di gente, di, diciamo topi che sono nascosti nel, nello scantinato, vuol dire quella parte di Stato che resta sempre lì, che non si smuove, i ministri, i politici cambiano. I direttori generali dei ministeri, i capi delle forze armate, i capi dei servizi segreti, non è che cambiano a seconda dei ministri e dei politici che si susseguono, restano lì. Quindi sono loro che governano e coloro che hanno governato l'Italia erano gente eh, scelta dalla lo da loggia massonica P2 che lavorava per gli americani. Che impressione ti ha fatto intervistare un uomo che ha attraversato? periodi storici per noi determinanti? Eh, guarda, Gelli è un personaggio strano, Gelli è un personaggio che eh, parla in maniera strana, non dice, spesso non dice le cose direttamente, ha un, tutto un suo modo di ragionare e poi è, non lo so, co come tutti quanti questi personaggi che hanno fatto la storia. È, hai come l'impressione veramente di avere al di là del, del ruolo che hai avuto negativo nella storia ma è sempre un personaggio della storia è eh, un personaggio storico importante e quando sei vicino a questi cioè quando vedi questi personaggi eh, ti fa sempre impressione perché almeno l'immagine è questo cioè, uno cerca sempre di immaginare almeno io cosa questi personaggi nel loro contesto storico come si muovono che gli ordini che danno, Che cosa quello che non, non si può vedere in un'intervista, ma si, può, si potrebbe vedere se uno fosse una sorta di mosca sul suo vestito, insomma. Sì. Ecco. Anche l'effetto che ti fa, eh, magari vederli come si muovono in una dimensione più privata, no? Sì. Quindi insomma, che ce l'hai davanti ti fa un effetto, che magari lo immagini in un contesto storico, forse te ne fa un altro. Sì. Anche, anche quello lui al, um, all'entrata della sua villa aveva una voliera con mi pare fosse un avvoltoio dentro ecco e sbagliato <ride> giusto per no una, oh. cosa, una cosa tanto <ride> una cosa tanto precisa giusto per farti capire subito con chi hai a che fare senti in questo nuovo invece stralcio di intervista e lui parla del sequestro Moro. In che termini? Eh, allora, lui dice chiaramente quello che è emerso in tutti i modi dalle inchieste serie sul sequestro Moro, e cioè che le Brigate Rosse erano delle comparse, erano dei comprimari di quello che è accaduto. cioè non hanno, Sostanzialmente diceva, bisogna fare questa cosa, facciamo fare loro. Venite, fate quello che dovete fare. Vi, vi rendiamo famosi insomma ehm, dice chiaramente che è stata la CIA a fare, a fa a fare il sequestro eh, che l'ha fatto proprio praticamente cioè, sul luogo della sparatoria sono stati loro a farlo tanto è vero che fa riferimento a un film no? Ehm, il film di, di Martinelli Piazza delle Cinque Lune cioè, lui nel momento in cui Dice quello è il film di riferimento, cioè guardate quel film e capite tutto quanto, eh, no, eh sì. chi, per chi ha visto Piazza delle Cinque Lune si vede chiaramente, anzi si dice, si vede in tutti i modi che eh, dei personaggi che non c'entravano assolutamente nulla con le Brigate Rosse hanno fatto tutto, e qui stiamo parlando di agenti della CIA, stiamo parlando di ehm, killer dell'Andrangheta, cioè altre persone. Cioè il sequestro Moro è una sorta di riassunto di altri eventi che sono accaduti in tutta la nostra storia dalla seconda guerra mondiale in poi in cui ci sono dei soggetti c'è cioè um, lo Stato italiano ci sono gli Stati Uniti d'America c'è la mafia c'è il, uh, il terrorismo rosso e nero non ha nessuna importanza e così via c'è questo grande miscuglio di cose che facevano, che operavano questo è il sequestro Moro e ovviamente sempre a vantaggio degli Stati Uniti d'America. Moro, guardi, è stato un colpo veramente da manuale. Perché lei deve pensare che sono stati colpiti in quella confusione soltanto quelli della scorta e non Moro, che era lì fra mezzo, Francesco. Primo, poi doveva essere un mese che lo preparavano e secondo me. Secondo me l'hanno portato, dopo, dopo sono, quando sono andati via, l'hanno portato a, a, a 100 metri, a 150 metri, l'hanno messo dentro a, a un garage di quelli che vanno sotto, sotto terra Non l'hanno portato lontano, perché è dato, dato l'allarme, quindi ognuno guardava tutto e si guardava tutti. Poi l'hanno trasportato, dopo, che, dopo una decina di giorni, in qualche altra sede. Ma lì d'altra parte dovrebbe saperne più prodi perché è stato lui a, a, a indicare... In base allo spiritismo... E eh, va bene, lo spiritismo... Poi io credo sia uno spiritismo materializzato. <ride> Effettivamente che c'è qualcosa di politico perché... Lui era portato a fare il compromesso storico. Il compromesso storico nessuno lo voleva. Non creda che tutto il popolo sia comunista o democristiano, c'è anche il popolo fascista. E i servizi segreti, per esempio. Eh? E i servizi segreti forse non lo volevano. Certo. I gladiatori e Infatti, se e lei, non lei non ha non veduto non il film la piazza delle cinque lune se lei l'ha veduto sì. si ricorda quell'uomo con l'impermeabile che da ultimo è sceso da quella stradina a piedi che aveva la macchina poi sopra è venuto giù e guardava con una certa insistenza tutta, tutta la scena che c'era stato che, e poi se n'è andato via, se è ritornato via. Quello, ecco, se uno fa, osserva quel fatto lì, e credo pochi l'hanno osservato, è una riconduzione molto, tant'è vero, dissi a, a Martinelli, che viene qui a portarmi la cassetta, lei dice, guardi, si è messo un po' contro i servizi segreti, ti attenta a come cammina, perché può darsi eventualmente che un giorno salti in lei. Riprendiamo la nostra intervista con Franco Fracassi che naturalmente ringrazio sempre per essere qui, ma eh, devo dire sono comunque cose piuttosto sconcertanti, no, quelle alle quali assistiamo. Ora mh, chiaramente eh, ritornando un attimo al pezzo appena visto, eh, il discorso sulle Brigate Rosse si fa piuttosto interessante perché chiaramente eh, in generale no? l'Italia ha sempre creduto ad una versione dei fatti, anche per quello che riguarda il sequestro e l'omicidio Moro. Che effetto ti fa quando ti trovi davanti a situazioni che probabilmente non avevi tenuto in considerazione? Rivelazioni fatte in questo modo? Allora, eh, quando mi trovo di fronte a rivelazioni ovviamente mi... Mi scatta una, una tempesta ormonale dentro di me. Cioè sono, non, sono contento, non so che cosa fare. Cioè sto, cerco di, di, di carpire il massimo da queste cose. Nel caso specifico eh, mh, ho fatto anche un film sopra Il Sequestro Moro, e eh, queste cose qui le raccontiamo. Cioè io e le persone che hanno fatto il film insieme a me raccontiamo queste cose. E eh, eh, diciamo. Le inchieste serie avevano già dimostrato quanto fossero farlocche, se le BR, che Narra, che qualsiasi altra forma di terrorismo ci sia stata in Italia. Eh, il problema è che, eh, come sta accadendo anche recentemente, la, quello che ci viene raccontato è sempre molto distante dalla realtà. Sì. E, e bisogna capire che invece la realtà è molto più complessa, non c'è il cattivo di turno e basta, no? Specialmente se in Italia è una cosa molto complessa. E quindi eh, bisogna capire perché. Ma eh, ti ho fatto questa, questa domanda. Certo, no, eh. ti ho chiesto questa cosa Franco, in maniera particolare, perché eh, spesso ci ritroviamo sempre a dibattere, anche con te, eh, l'abbiamo fatto già diverse volte, de sempre delle stesse cose, cioè a dire che i cattivi non stanno tutti quanti da una parte, che i buoni non stanno tutti quanti da un'altra parte, che le cose molto spesso sono incredibilmente mescolate, a tal punto che non si sa più dove sia veramente il bene e dove sia il male. Eh, in media è una zona di eterno grigio e sinceramente questa è una cosa che... Eh, non dicevo tanto per quello che riguarda te e per tutti quanti quelli che come te hanno poi fatto inchieste non soltanto su questo episodio specifico, questo caso specifico di Moro, ma anche in generale, no? ci sono anche altre cose. Ma lo dico per l'uomo della strada, cioè per colui che riceve un'informazione, una comunicazione dai media che nella maggior parte dei casi appunto non è strettamente reale. E la lascia sconcertati. Lascia sconcertati anche perché a noi ci viene insegnato a essere buoni cittadini e essere buoni cittadini è anche credere al nostro governo, insomma, credere ai nostri, ehm, ai nostri ai giornali, alle televisioni, ai media, a quello che, che ci raccontano e quindi lo posso immaginare, però bisogna sempre pensare che il governo non è una cosa assoluta, il governo sono delle persone che governano esattamente come chiunque altro. No? e che hanno degli interessi, allora, non tutti ci sono chi ha dei, tutti hanno degli interessi ovviamente che sono esseri umani, Chiaro. ma ci sono quelli che mettono da parte i loro interessi personali totalmente o in prevalenza in funzione del bene comune, ci sono quelli che invece portano avanti i propri interessi, ci sono quelli che non, non fanno nell'uno l'uno né l'altro, cioè, sono succubi di interessi altrui. Perché non hanno la forza morale, la, forza, la, 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 la tempra etica o non eh, semplicemente perché, vogli, perché portano avanti in questa maniera anche i loro interessi e così via, si, si, si diventano dei galoppini per conto di qualcun altro. Il problema è che in Italia quasi tutti quelli che ci hanno governato erano dei galoppini, non tutti, ma quasi. Prima di eh, salutarci eh, ascoltiamo eh, un altro pezzo dell'intervista che ti ha rilasciato Licio Gelli e poi eh, andiamo su eh, altri punti assolutamente salienti, imperdibili. Lammercinkus eh, era un uomo eh, per, certe, per, per certe cose era come Berlusconi, aveva un bellissimo appartamento a Roma comodo, comodissimo comodissimo poi c'aveva delle per perpetue giovani ecco, molti giovani, molto giovani <ride> che avevano bisogno di essere confessate spesso quindi non lo sa. era un uomo della CIA? eh? era ah, un uomo della CIA? no era, era la lotta al comunismo, lui era più che altro per fare denaro. Però i, i soldi poi servivano anche per la lotta al comunismo? Ma. La chiesa, la ma. Chiesa, vede, vede per fare in cosa per il comunismo è stato sottoposto più che altro Calvi. Il Banco Ambrosiano, tanto è vero, quando mi chiedero i giudici che cosa pensavo, dove erano, dove erano andati i denari io li andrei a cercare in Polonia perché andare in Polonia perché mi ricordo una volta dico questo, eh, quando si mangiava la sera ci siamo trovati lì a Lecce e lo vedi molto giù che cosa ha fatto? Dice Roberto ti vedo giù e eh, dice io domani mattina devo pagare 80 milioni di dollari e se non, se non le pago dall'altra parte eh, vado da Santissimo, lui lo chiamava Santissimo, dice vedrai che o li faccio comprare un, un appezzamento di, di, di deserto oppure le, le dirò che cominciano a vendere eh, tutti quelli, 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 quei quadri preziosi perché io non posso più pagare il famoso Sol solitario nostro. Ringrazio sempre Franco Fracassi per essere con me eh, e naturalmente insomma quello che abbiamo ascoltato ancora eh, insomma chiaramente crea un po' di scompiglio no? dentro di noi. Il Vaticano beh, e, e tutte quante le sue figure che lo hanno rappresentato per lungo tempo. Sì, Marcinkus, di cui Paragelli era il, 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 il presidente del, dello York, insomma, della Banca sì. Vaticana, lo è stato per una vita, è, ha avuto un ruolo fondamentale in Vaticano fino credo a Ratzinger, è stato Ratzinger a cercare di fenestrarlo. Eh, ma fino all'epoca lui è stato per 30 anni, non so manco quanto è stato quello che gestiva le finanze vaticane e come fa capire Gelli quello che si preoccupava dei soci cioè, era sì, il, un banchiere eh, un pelo sopra lo stomaco alto così e, e sostanzialmente faceva qualsiasi forma di, 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 di cosa non cattolica pur di arraffare i soldi la cosa impressionante che fa capire anche tutte quante queste... Eh, quanto il mondo sia grigio e quanto le cose siano connesse tra di loro quando parla di, di Calvi. Cioè quando dice cal di Calvi... Sì, il Santissimo ha detto che io devo, devo dargli i soldi, no? era Calvi era disperato quando racconta Pesaro Gelli perché infatti è morto per questo motivo. Pippo Calò, cioè l'uomo che ha ucciso Calvi o che l'ha suicidato sotto il, il ponte dei Fratineri a Londra, eh, eh, l'ha ammazzato perché... Lui per pagare Vuetiwa, che doveva fare le sue operazioni in Polonia, ha preso i soldi della mafia perché il Banca Ambrosiano, quindi una banca normalissima italiana, gestiva i soldi della mafia eh, per conto anche degli americani. Quindi lui prende i soldi della mafia. La mafia dice: Ma ce li devi ridare, lui non, sa, non è in grado di ridarli e lo impiccano molto semplicemente. E, e anche qui ritornano questi intrecci pazzeschi. Stato, mafia, terrorismo. Vaticano, eh, Stati Uniti d'America. E se mi consenti anche delle figure, come tu hai già fatto notare per esempio durante la presentazione del libro Hitler 1945 quando parlavamo della famosissima Evita Peron, no? Che è un sì. po' considerata come una Madonna, anche tu proprio la chiami così. Eh, stessa cosa vale per un papa amatissimo, cioè Giovanni Paolo II. Esattamente, Giovanni Paolo II ha fatto delle cose di cui secondo me, scusate questo, se, se, se uso un termine un po' forte, dovrebbe vergognare. Eh, Giovanni Paolo II pur di abbattere il comunismo, che uno magari ha ragione o torto, non voglio entrare in questo, in questo ambito, sì. ma pur di abbattere il comunismo, eh, si è accordato con la mafia, cioè, ha accettato quella cosa lì che pur di combattere il comunismo nel resto del mondo, quello che lui pensava fosse il comunismo, perché in alcuni casi erano semplicemente movimenti popolari, eccetera, eccetera, ha appoggiato apertamente Pinochet, cioè, l'uomo al fianco di Pinochet, mentre Pinochet massacrava le persone, ha appoggiato gli squadroni della morte in Brasile, in Amazzoni, in altri posti, perché andavano contro quei preti che aiutavano gli indios, perché, non era, perché per lui erano comunisti. Preti, e quindi era giusto massacrarli o chi ha ucciso il Vescovo Romero in, uh, in El Salvador, eccetera, eccetera. Cioè, ha fatto cose che un Papa non dovrebbe fare. Poi il Papa è un, uh, anche un capo di Stato, va bene. Però insomma sì, anche però, i capi di Stato sì, non dovrebbero fare certe cose. Secondo me, non mm. dal del Papa. Ma uno che è un Papa. È, insomma. Bene, grazie. Eh, ovviamente di averci regalato. Eh, questi stralci dell'intervista a Licio Gelli, eh, ripeto che naturalmente nel suo completo, invece, l'intervista è visibile <ride> nel pacchetto <ride> di libri, interviste, audiolibro e, e un insieme di altre cose perché naturalmente man mano poi veniamo scandagliandolo anche, no? Questo pacchetto <ride> insieme con te, eh, uh -huh. ma, <ride> ma naturalmente il tutto solo ed esclusivamente ricevibile attraverso l'autore qui presente, Franco Fracassi, e eh, scrivendo alla mail Franco Fracassi 1 al numero chiocciola gmail.com. Guarda, esatto. ci siamo scritti talmente tante volte che l'ho memorizzato, Grazie. capito? <ride> Grazie a Franco Fracassi per essere stato con me. Grazie a te. Ciao a tutti. Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su Davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.